Ci siamo? Eccoci live, signore e signore, signori e signore, signori. Siamo live con una fantastica diretta per la nostra campagna Influenza un politico. Abbiamo raccattato due disperate, Buonasera, Cinzia. due deputate che ci hanno, poverine, alla fine prese per sfinimento, hanno deciso di venire a raccontarci un pochino lo stato dell'arte. Sono in realtà due grandi donne che hanno portato a casa un'importante battaglia che adesso vi racconteranno meglio. Raccontiamo tutta la Buonasera. storia della Rava e la Fava, come Esatto. riuscite ad averle su Mamma di Merda. Buonasera a tutte, buonasera, state arrivando con calma. Eccovi. Tanto siete sempre in ritardo, lo sappiamo, siete insopportabili, questa storia, bambini, cene, eh? Nemmeno. Mollateli, chiudetevi in bagno, che sappiamo che il bagno è il vostro ufficio. Dai ragazze, che Ecco. dai e donne, che stasera l'argomento vi interessa moltissimo, come tutte noi. Speriamo, ecco, noi non sappiamo nulla, cioè scopriremo tutto in diretta, così questo è il bello della diretta, del punto in cui siamo, diciamo. Sappiamo qualche retroscena, però non vi abbiamo svelato nulla in queste settimane. E adesso vediamo oggi che cosa è successo. Vi raccontiamo come Allora, abbiamo qui con noi, direttamente da Cuoneone, la deputata Chiara Gribaudo. Buonasera. Buonasera Chiara. E invece direttamente da Milano, Milano-Roma, adesso ci dirà in quale città si trova in questo momento, la deputata Lia Quartapelle. Eccola. Tra un po' metteremo anche tipo la sigla di Ok, il prezzo è giusto. Allora, buonasera. Alcune di voi, Lia, già l'hanno conosciuta in un'altra diretta che abbiamo fatto, ed è stata l'artefice, così, per la gioia dei suoi colleghi, diciamo, sì, ci ha suggerito di fare questa cosa che stiamo portando avanti da un po', che è influenza un politico, ovvero ha detto: ma perché tutte queste belle storie che ci raccontiamo non le raccontiamo direttamente ai deputati che avete eletto nelle vostre regioni, parlamentari, senatori? E quindi dovete ringraziare lei. Se la vostra casella di posta è un po' intasata ultimamente. Dopodiché, Dai, scusa, alla causa abbiamo radunato qualche sostenitore in più, no? sì, devo dire che ci hanno risposto, qualcuno ci ha risposto, tutte donne, stranamente, per ora, però ragazze, noi siamo aperte a ogni sorpresa e colpo di scena. In realtà noi Elia l'avevamo già conosciuta precedentemente con la nostra campagna Non ci siamo, perché qui la questione va avanti da un po' sulla questione delle scuole, dei bambini e la condizione delle donne. E in particolare poi abbiamo conosciuto Chiara, sempre grazie a Lia, perché il 14 maggio sono state firmatarie di una lettera aperta che è stata pubblicata sul Corriere della Sera a Giuseppi, al nostro Presidente del Consiglio Conte, in cui gli si facevano presenti tutta una serie di problematiche legate alle scuole chiuse e al lavoro delle donne, no? Che potremmo sintetizzare in meno fai da te, più servizi. Io ho preso così la frase chiave di quella lettera che mi è piaciuta moltissimo. Senza questi servizi non andiamo lontane. E tra i vari temi della lettera, appunto, c'era anche la questione di questi bonus e di questi congedi che sono non così fruibili e accessibili a tutte. E ora siamo qui questa sera, dopo averle bersagliate, poverine, con tag su Instagram, di tutto di più. Finalmente ieri sera è arrivato il messaggio che aspettavamo da giorni. Prego, signore. Ma io allora dico, voglio fare solo un disclaimer. Io faccio le pubbliche relazioni, ma in realtà la mente e il cuore ce lo mette Chiara, perché poi l'esperta dei temi di lavoro è lei.
Per cui io lascerei molto spazio a lei, nel senso che poi è lei la prima firmatrice degli emendamenti importanti, è lei che è in commissione lavoro, lasciamo spazio, diciamo, alla competenza. Io ho fatto un po' di rottura di scatole, sbattimenti, messaggini, però insomma, Chiara. Lei ci ha fatto il gancio. Possiamo dire anche che Chiara è un'educatrice, lo possiamo dire? Che la sua passione nella vita sono appunto bambini, in particolare lei si occupa di disabilità, se ho capito bene, giusto? Ho studiato? Assolutamente, ho studiato benissimo, intanto grazie, saluto tutte, vi seguivo già prima dell'emergenza Covid e poi in questa fase ancora di più, ma vi seguivo così perché vi trovavo ironiche e giuste. E poi Lia, in realtà, che è altrettanto super competente e ha fatto anche lei un lavoro, per cui io direi che magari su questo ci dividiamo. Lia, come capite, non c'eravamo assolutamente divisi i compiti, ma abbiamo fatto un lavoro comune perché le istanze che voi portate avanti sono fondamentali. Ovviamente sì, nella vita precedente, diciamo così, o comunque sospesa attualmente, sono un'educatrice, poi lavoravo in una fondazione perché come voi, diciamo, facciamo parte pienamente di quella generazione che magari il lavoro se l'è un po' inventato o in qualche modo ha dovuto sopportare sia la flessibilità che la precarietà, e quindi in questo senso il lavoro in Parlamento in questi anni è andato un po' in quella direzione quando si poteva. Comunque, soprattutto anche per quanto riguarda il tema, per esempio, delle professioniste sul tema della maternità e la malattia riconosciute, dei primi passi in avanti che non sono sicuramente esaustivi, ma dei percorsi li abbiamo iniziati e speriamo ovviamente di andare avanti, soprattutto e anche grazie al vostro aiuto. Sul tema dei congedi, io non so se vado, cioè provo ad andare un po' così, fermatemi. Tu vai. Troppo lunga. Infatti, diciamo, intanto avete svolto una funzione importante e credo che in questa fase una delle cose comunque positive, secondo me, è stato il ritorno anche ad una passione politica sana, pura, di contenuto che è stato portato anche grazie al vostro lavoro ed era molto importante perché costruire appartenenza e far sentire, come dire, partecipi di alcune battaglie ci aiuta anche, la dico così, a non creare delle leggi che poi magari, come dire, vengono calate dall'alto, non sono vissute, non sono comprese e soprattutto non abbiamo magari gli effettivi riscontri di quella che è l'effettiva esigibilità, come nel caso per l'appunto dei bonus e dei congedi. Faccio una premessa di onestà intellettuale tra di noi. Noi abbiamo lavorato a degli emendamenti correttivi a questo decreto rilancio, che adesso vi illustriamo, che vanno nella direzione, diciamo così, di provare a correggere un po'. È chiaro che ci scontriamo anche con un tema di risorse, con una linea di impostazione che è quella che ha dato il governo, legittimamente, ci mancherebbe altro, ma su cui cerchiamo di apprestare alcuni miglioramenti. Quando parlo di alcuni miglioramenti significa di fatto poi spostare anche molte risorse su questi miglioramenti, fermo restando che la battaglia poi è ancora tutta da fare, cioè noi adesso abbiamo fatto gli emendamenti, in modo particolare il gruppo che io e Lia rappresentiamo, cioè quello del Partito Democratico, si è impegnato con tutte le colleghe perché è stata sottoscritta, gli emendamenti che abbiamo creato sono stati sottoscritti da tutte le deputate del partito e proveremo a portarla avanti. Ovviamente sono battaglie onerose, cioè che costano, quindi abbiamo bisogno ancora di fare una battaglia insieme, non so se mi spiego. Noi ci siamo, noi ci siamo. E dovrete darci una grossa mano perché insomma noi abbiamo fatto un lavoro anche, ripeto, importante grazie al lavoro condiviso anche con voi, però dobbiamo portarlo a termine, cioè deve diventare legge, questa è la sfida. Gli emendamenti, io diciamo vi faccio almeno una sintesi del super mega emendamento che raccoglie un po' di stanze, poi secondo me Lia fai l'altro tu. Ok. Io faccio l'emendamento alle brutte, tu fai l'emendamento bello. Ok, ci provo. Allora, abbiamo fatto un mega emendamento all'articolo 72, che appunto è quello che riguarda il tema dei congedi e dei bonus. Abbiamo, diciamo così, cercato di estendere un tema importante, cioè una serie di punti. Il primo punto è
che i congedi devono essere ovviamente per ciascun lavoratore, immaginando anche la fruizione veramente alternata tra i genitori e la possibilità di fruirne in modo orario. Che questo è un tema importante, cioè rendere più flessibile quello strumento, sembrava, insomma, era anche una vostra richiesta se non ricordo male, ma soprattutto è una richiesta molto logica in questo tempo. Poi c'è un tema che abbiamo aggiunto che in qualche modo appunto andrà battagliato veramente, e cioè la scadenza. Perché lo dico? Perché nel decreto la scadenza per la fruizione di questi congedi e bonus è fissata al 31 luglio. Dopodiché, vista la situazione, visto il fatto che anche molte donne si sono trovate nella condizione in cui all'inizio dell'emergenza, più che usufruire di congedi, hanno usufruito delle ferie, noi rischiamo veramente... da un lato, dall'altro la questione dei servizi, diciamo, all'infanzia che dovrebbero esserci, che ovviamente, insomma, vediamo come va quella partita lì, non è detto, visto che poi i dettagli di come si muove la burocrazia sono molto complicati, e quindi il rischio è che magari anche i centri estivi o magari qualcuno parta in ritardo, se noi mettiamo la scadenza del 31 luglio diventa un po', come dire, restrittivo rispetto al fatto che invece magari qualcuno li può usufruire anche durante agosto, per esempio, anche perché magari anche delle aziende stanno iniziando a dire può essere che ad agosto lavoriamo, perché prima abbiamo fatto cassa, abbiamo fatto ferie, abbiamo usato altri strumenti. Quindi io penso che anche questo tema debba essere attenzionato, e quindi abbiamo anche inserito questo tema della scadenza. Poi l'altro... Scusami Chiara. Vai. Chiara, scusami, quindi la scadenza voi avete proposto di prorogarli anziché al 31 luglio, di arrivare ad agosto, a fine agosto, corretto? Sì, in realtà poi l'abbiamo tenuto largo, nel senso che... Ok, meglio. Esatto, vorremmo non mettere proprio... Poi, diciamo, prendiamo quello che riusciremo a fare, nel senso che magari poi ci viene chiesto il 31 agosto oppure i primi di settembre, non lo so, ma ad ogni modo noi siamo state larghe. Se possiamo andare oltre anche il 31 agosto ne siamo solo felici, ma dubito che ce la faremo, perché ovviamente, insomma, è complicato. Chiara, spiego come funziona. Funziona che noi scriviamo delle cose e poi inizia da domani un periodo, che è la discussione della legge alla Camera, in cui c'è, diciamo, un momento molto dialettico tra Parlamento e Governo, ok? Per cui noi abbiamo scritto delle cose, poi nella discussione in commissione si può arrivare a definire delle cose leggermente diverse, per cui su tante cose noi ci teniamo più larghi, perché poi nella discussione si arriva tra quello che era il testo di legge, quello che abbiamo scritto, si arriva a un compromesso. Quindi ancora non sappiamo dirlo, per questo anche io ho aspettato a dire ok, facciamo la diretta, perché dovevamo avere un po' almeno iniziato a scrivere le cose, no? Queste intenzioni, che le cose che ha scritto Chiara le avevamo con noi da tanto tempo, insomma, le vostre segnalazioni eccetera, però ancora non è chiarissimo purtroppo, e capisco chi si deve organizzare, chi ci sta seguendo si deve organizzare, diciamo, secondo me tra 2 o 3 settimane si saprà che cosa proviamo effettivamente. Siamo lunghi, purtroppo. Sì, ma perché tenete anche conto che noi stiamo parlando di un decreto che di fatto sono 2 leggi di bilancio finanziarie, diciamo, perché 55 miliardi sono tanti, ci sono tantissime misure che devono essere discusse, per cui anche questo tema, che ripeto, tra l'altro è particolarmente oneroso, purtroppo, ma è così, dal punto di vista economico-finanziario, è chiaro che richiede... insomma, un lavoro di confronto, soprattutto per intenderci con 2 ministeri, uno è quello del lavoro e delle politiche sociali e l'altro è il MEF, diciamo, in raccordo con la ragioneria, quindi comunque è un tema complicato.
Venendo all'altro punto, invece, l'altra correzione che noi abbiamo inserito e che in qualche modo è già stata anche oggetto del question time che con lì abbiamo preparato, che abbiamo fatto alla Camera, scusate, la scorsa settimana, se non ricordo male. Scusa, non l'avevo detto nell'introduzione, mi sono dimenticata di dire questa cosa, però l'avevamo comunque ripostato sulla nostra pagina. Chi ci segue l'ha visto nelle storie il question time. Grazie Federico, ne approfitto. Tanto. Federico è il ragazzo che lavora con me, che poveraccio ha dovuto rifare 3 volte il video e comunque viene con dei salti antipatici. Vabbè, però era chiarissimo, si vedeva benissimo. Poi, insomma, chi vuole può anche andare a vederselo, cioè... Io l'ho visto così, senza Federico, diciamo, Federico Free. Scusa. No, figurati, anzi, appunto, proprio perché noi volevamo già tenere un punto con la ministra e ci stiamo appunto confrontando anche con la ministra delle pari opportunità, perché? Perché il bonus babysitter e bonus, diciamo, centri estivi devono essere aggiuntivi e non alternativi ai congedi parentali. Ecco, questo è il punto principale di tutto, diciamo. Esatto. Sì, esatto, perché questo tra l'altro ha creato il motivo per cui con Lia avevamo posto il tema, e perché questo essere alternativi, chi ha già usufruito, come sapete, perché avete raccolto, siete state anche voi un catalizzatore di storie, e anzi vi ringrazio anche perché giusto stamattina abbiamo fatto l'ultimo confronto sullo smart working, diciamo che la cosa che succede, lo dico per chi magari ci segue, è che se tu avevi chiesto prima dei congedi, poi automaticamente puoi solo più chiedere i congedi, ma non puoi più chiedere il bonus, no? Cosa che ovviamente tanto più in questo periodo, questo è perché il nostro sistema di welfare, e qua aprirei un grande capitolo noiosissimo e non lo farò, solo però un accenno fatemelo fare. Abbiamo in questa crisi riscoperto ancora di più come il nostro sistema di welfare, che era, diciamo, validissimo e organizzato su un'altra impostazione, soprattutto del lavoro e della conciliazione dei tempi di vita e lavoro, debba essere riaggiornato al nostro tempo in modo più, come dire, più efficace. Ecco, mettiamola così. E per cui i due strumenti devono essere sicuramente utilizzati in periodi diversi, cioè non sarebbe comprensibile ed è anche complicato a proposito di trovare delle correzioni che vengano usati in contemporanea, ma in realtà cioè, che poi è un dettaglio, ma comunque il fatto che uno quando chiede il congedo e poi può chiedere comunque il bonus, che mi sembra una battaglia molto importante. Poi anche qua, ripeto, queste sono le nostre proposte, noi proviamo a portarle tutte fino in fondo e poi vediamo nelle mediazioni cosa succederà. La cosa che abbiamo anche provato a inserire, questo non è banale, è anche, diciamo, lo stop, diciamo così, alla limitazione per i genitori che stanno usufruendo degli ammortizzatori sociali e che quindi sono in una situazione differenziata. Su questo, anche qua, poi non so Lia se vorrai aggiungere tu qualcosa, vado avanti velocemente, l'altro tema... Sì, scusa Chiara, su questa era una segnalazione che ci veniva proprio da voi, nel senso che voi l'avete detto anche molto bene, non è che i genitori che sono in cassa integrazione e già hanno una riduzione dello stipendio non devono avere diritto almeno al bonus babysitter, che è quello che li aiuta a pagare i centri estivi. Perché siamo alla famiglia, O qualsiasi altro tipo di ammortizzatore come la NASP, i disoccupati, è il stesso problema della cassa integrazione, quindi sono categorie fragili penalizzate 2 volte, no? Hanno una riduzione dello stipendio o proprio non hanno proprio il lavoro e in più non possono usufruire delle misure di sostegno messe in atto in questa emergenza. Sembra un controsenso così per un laico, no? Diciamo, non è un controsenso, come diceva Chiara, nel mondo di prima. Cioè il mondo di prima dice, ok, tanto c'è la scuola, i figli se ne occupa, diciamo, le opportunità di crescita dei figli sono garantite dalla scuola, poi la vicenda dei genitori è un'altra vicenda. Invece oggi che è saltato tutto, il fatto di dire non c'è la scuola, quindi i figli non hanno avuto socializzazione, educazione, formazione per mesi, in più i genitori non hanno il lavoro, quindi i figli hanno 2 sfighe e le famiglie hanno 2 sfighe, mentre di solito, insomma, il resto del welfare funziona,
no? Per cui questo è proprio il punto che diceva Chiara, di come noi abbiamo veramente bisogno di ripensare i servizi di welfare rispetto alla persona e non rispetto alla condizione lavorativa, perché è saltato un po' tutto. Esatto, e poi scusate, anche un altro, una delle obiezioni che si possono fare è che chi è disoccupato può tenersi i bambini a casa, però c'è anche un tema di benessere del bambino che dopo 3 mesi e mezzo che sta chiuso in casa da solo forse ha necessità anche di poter socializzare, non dico di recuperare un po' di didattica che sarebbe il caso perché comunque 3 mesi e mezzo senza scuola si fanno sentire, però quantomeno di recuperare una dimensione di ludica. Assolutamente. Tra l'altro mi inserisco in questa discussione provando anche a darci degli obiettivi di lungo periodo, visto che abbiamo toccato questo tema di chi in qualche modo somma disuguaglianze. C'è poi un grande tema, diciamo così, di convenienza tra i congedi parentali e il congedo che diciamo viene preso più spesso dalle donne, che è il tema del 50%, no? Diciamo, della retribuzione che viene riconosciuta. Ovviamente io lo dico anche qua per onestà intellettuale, soprattutto nei confronti di chi ci guarda, non era il momento, cioè non siamo nelle condizioni chiaramente di fare una richiesta per dire avremo bisogno di più del 50%, no? Riconosciuto anche se si chiede un congedo, soprattutto visto che sono le donne soprattutto a richiederlo maggiormente, anche quella è una battaglia che dovremmo fare, eh? Lo dico a voi e lo dico a noi, perché non è adesso nell'emergenza in cui comunque dovremmo andare a tirare risorse da una parte e dall'altra su un decreto che comunque ha n articoli e n richieste ovviamente. Però io penso che a proposito di paradigmi da cambiare, oltre che a riformare il welfare, sia esattamente anche questo. Quindi dovremmo anche qua lavorare veramente per una condivisione genitoriale dei congedi più elevata, ma insomma su questo il dibattito è aperto e voglio dire dobbiamo poi ragionarci dopo la fase emergenziale con molta determinazione, perché la convinzione è dire che non ce l'abbiamo più, ma dobbiamo riuscire a fare un passaggio in più anche in Parlamento. E l'altro punto, sempre in questo mega emendamentone, è che abbiamo cercato per la verità, cioè nel senso la proposta è anche quella di equiparare l'equiparazione dei dipendenti pubblici a quelli privati, perché da questo punto di vista i dipendenti pubblici venivano messi in smart working, diciamo così, o in alcuni casi magari era più telelavoro che smart working, dopodiché non potevano usufruire dei bonus e quant'altro, e quindi anche questo abbiamo provato a inserire, poi vediamo come andrà. E l'ultimo punto in realtà è un tema che stiamo già provando a risolvere per via, diciamo, con le circolari, ma l'abbiamo inserito comunque in questo mega emendamento, e che voi sapete che c'è tutto un tema invece legato a chi assiste i malati gravi, che possono essere persone sia adulte che, per capirci, chi ha la 104, no? Come si dice, e che possono essere questi sia bambini che adulti con delle patologie gravi. E da questo punto di vista quello che stiamo chiedendo è che i periodi di congedo per chi assiste i malati gravi durante l'emergenza Covid-19 non concorrono al limite dei 24 mesi. Questo perché, come immaginate, lì ci sono dei carichi di cura molto molto pesanti. Quindi insomma anche questo ci sembrava un elemento di giustizia. No, sì, mi fermerei qua, nel senso direi a Lia magari se hai voglia di fare un po' invece l'altro emendamento sempre al 72 che hai curato più tu. La patata bollente la chiameremo questa, se ho capito bene, giusto? Esattamente. Io ho fatto un emendamento molto più semplice, quello di Chiara appunto è articolato eccetera, ho fatto un emendamento molto più semplice, siccome finora hanno richiesto il bonus babysitter 155.000 famiglie e hanno richiesto il congedo parentale 264.000 persone, cioè un totale di 415.000 persone su una platea di milioni di persone, è possibile 12. Sì, poi vabbè, diciamo milioni. E il fondo ha una dotazione di più di 2 miliardi,
c'è la possibilità che una parte di fondi in quel fondo restino fermi, cioè che le persone non li richiedano, ok? Per tante ragioni, un po' quelle che abbiamo detto, un po' perché magari a me cominciano a scrivere delle persone dicendo bello, ma noi ormai ci siamo organizzati, mandiamo i bimbi dai nonni, ok? Quindi può essere che tanta gente che ne aveva bisogno, le robe arrivano tardi e quindi sono organizzati diversamente. No, per esempio per i congedi c'è il problema, molto ci hanno segnalato, del fatto che un congedo al 50% non se lo possono permettere perché gli è di mezza lo stipendio, per esempio, e quindi non lo chiedono, piuttosto cioè si arrabattano in qualche modo e viene fuori il famoso fai da te che ventilavi tu lì. Io credo che in questo senso quella cosa che diceva Chiara di usare il congedi a ore possa aiutare, no? Perché magari ci si organizza tra moglie e marito chiedendoli a ore, è meno oneroso rispetto a chiedere giorni di congedo, per cui speriamo che in questo modo di poter venire incontro, anche se appunto noi avremmo preferito fare una cosa che aumentava, diciamo, fino a un certo reddito aumentava al 70%, però era veramente molto oneroso. Comunque io ho fatto un emendamento molto semplice: un tot di quel fondo, se non speso, va ai comuni per pagare i centri estivi, perché ci stanno raccontando, e immagino chi di voi insomma sta facendo domanda per i centri estivi, si sta cominciando a informare anche magari con gli asili nido che usava prima, sappiamo che i costi sono molto lievitati per tante ragioni, perché ci sono magari meno bambini, perché le regole sono delle regole che richiedono più operatori, e quindi una parte di quel fondo congedi e bonus babysitter, se non speso, va direttamente ai comuni in maniera tale da abbassare i prezzi dei centri estivi per tutti. Speriamo, cioè, diciamo, questo è quello che abbiamo scritto. Adesso vediamo. Allora, via, una domanda, no? Cioè, io non vorrei mai che passasse che, siccome hanno chiesto questi bonus solo 150.000 famiglie, o comunque 400.000 famiglie che hanno richiesto questi strumenti, non vorrei mai che passasse il messaggio che non ci servono. Cioè, forse è lo strumento che è sbagliato, perché è troppo restrittivo. Il bonus babysitter, che poi è stato fortunatamente allargato ai centri estivi, era elitario come strumento, perché chi è che... Cioè, in Italia, io vorrei dire a chi si nasconde, che le babysitter sono sempre state a nero, ma chi ha la babysitter... Tra l'altro ci segnalano in tantissime che non si trovano babysitter in questo momento, perché è diventata la cosa più rara, la primula rossa, capite, la babysitter. Quindi, cioè, forse effettivamente il mio terrore è che poi dicano: ah, ma tutto sommato non serve tutto questo investimento sul welfare in Italia. Invece no, è proprio il contrario. Servire serve, lo stiamo vedendo, per esempio appunto i sindaci ci stanno dicendo che loro hanno molte più richieste di centri estivi rispetto agli anni precedenti, perché appunto le famiglie si stanno organizzando in modo diverso rispetto agli anni precedenti. Gli anni precedenti, cioè, solitamente poi ci sono nidi e materne che sono aperti molto oltre le primarie, no? Quindi arrivano a volte anche fino a luglio, e adesso, e poi oltretutto gli altri anni avevano magari le ferie da scaricare, no, a testa nei tre mesi estivi. Adesso molti ci segnalano che hanno già finito tutte le ferie, gliele hanno scaricate, soprattutto nella prima fase dell'emergenza, quando le aziende sono state invitate a far quello, perché non si sapeva diversamente come fare, effettivamente, no? La situazione è talmente assurda. E poi qualcuno ne ha anche un po' abusato di questa indicazione. Però non vorrei mai, Chiara, che poi dopo no, tutti gli imprenditori ci si scatenassero addosso, come è successo, no? No, scusate, questo è un gioco interno, ma manco troppo interno, in realtà no, Chiara no. Aveva manco per niente interno, ma Chiara per una proposta che aveva avanzato di assunzione di ispettori del lavoro in più per andare a verificare appunto che i lavoratori rientrassero a lavorare in sicurezza, perché gli italiani brava gente, lo sappiamo tutti, però insomma magari qualcuno non ha capito bene come si fa, no? Andiamo a verificare un attimo, e Chiara è stata praticamente messa alla gogna per questa cosa. Tutti gli imprenditori si sono sentiti criminalizzati da quello che lei ha detto. Io
dipende sempre dal punto di vista da cui la guardi la cosa, no? Io l'ho vista come una tutela per i lavoratori, qualcuno l'ha vista come una criminalizzazione, però a prescindere Per i datori di lavoro, anche per i datori di lavoro, perché insomma a tutti, nel senso che visto che ci sono anche dei protocolli aggiuntivi, c'è una questione di sicurezza sui luoghi di lavoro che è, come dire, era già preoccupante prima del Covid. Noi abbiamo chiuso il 2019 con 1000 morti sul lavoro e comunque un aumento, che 1000 morti in Italia in 12 mesi, solo per dare un'idea, e in più con l'aumento degli infortuni o delle malattie professionali, in modo particolare, se posso solo segnalare a proposito di parlare al femminile, un dato molto significativo è che naturalmente le malattie professionali, cioè naturalmente è anche no, però va così, stanno aumentando soprattutto tra le donne, perché di nuovo il lavoro di cura, no, trasversale, che non è solo degli infermieri, ma è anche delle OSS, ma è anche delle colfebadanti e così via, è tutto al femminile, no? Spesso e volentieri, quindi oltre a essere magari sottopagato è anche più faticoso dal punto di vista fisico, e quindi da questo punto di vista le malattie professionali sono molto in aumento, sia da un lato, diciamo, da quel lato, dal lato anche legato, come dire, ai lavori che sono in qualche modo connessi all'uso delle nuove tecnologie, quindi cambiano un po', sta cambiando, no? Anche da questo punto di vista l'infortunio sul mondo del lavoro, e va, come dire, monitorato e in qualche modo va anche registrato rispetto ai cambiamenti che ci sono, con nuove forze che peraltro non andavano a pesare, lo dico per chiarezza, e comunque ho fatto anche un emendamento su questo, perché non servono ulteriori risorse aggiuntive, erano già state previste precedentemente, basterebbe solo dargli attuazione e fare qualche assunzione in più, che ripeto, in questa fase la considero molto utile soprattutto dal punto di vista preventivo, no? Perché è importante che tutti conosciamo meglio che cosa significa il cosiddetto distanziamento sociale, mi piacerebbe di più si chiamasse di sicurezza, ma comunque quello è, anche all'interno dei luoghi di lavoro, per cui francamente dispiace che sia stata vissuta in questo modo, non era assolutamente, non ho compreso l'aggressione, ma è vero che parlare di sicurezza sul lavoro è sempre stato un tema molto 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 complicato nel nostro paese. Da un po' così, da un po' fastidio. E a noi dispiace molto di più anche per quello che è successo dopo, per diciamo questa shitstorm, si chiama tecnicamente, su internet, che ti è stata scatenata contro, dopo essere stata così ripresa la notizia sulla pagina di un nostro noto Matteo Salvini. Sono successe quelle cose sgradevoli che succedono sempre su internet, sempre purtroppo che succedono su internet contro le donne, quindi Chiara è stata attaccata in quanto deputata, ma soprattutto in quanto donna, perché insomma molti complimenti che ti hanno fatto esulavano la tua professione, mi sembra. Decisamente, e purtroppo non siamo nuove a questo tipo di comportamenti, e devo dire che dopo un po' di tempo, in cui all'inizio devo dire anch'io, io stessa rimanevo colpita e non sapevo come comportarmi, adesso sono passata alle denunce, per cui con questi ci vedremo nel corso del tempo, con quelli che ci sono andati giù più pesanti, perché non sono intenzionata più a farle passare, devo dire la verità, credo che non possiamo più permettercelo. No, proprio no. Odiare ti costa, ricordiamo questa bellissima campagna, poi ne parleremo magari un'altra volta. Lia, vuoi riprendere in mano qualche cosa così di spinoso? Ma secondo me abbiamo detto tutto, vediamo come va, speriamo di semplificare la vita a qualcuno e soprattutto a qualcuna, perché poi i dati, le cose che stiamo vedendo, che avete raccolto anche voi, sono molto preoccupanti rispetto alla condizione di lavoro delle donne, rispetto alle conseguenze economiche di questa crisi sulle donne. L'altra cosa che a me piacerebbe fare con voi, appunto passata diciamo questo momento così di concentrazione per portare a casa questo risultato, è di guardare a questo, cioè smart working da un lato, e dall'altro lato io ho l'impressione, anche dalle storie che state raccogliendo voi, che se
in questa fase si deve disincentivare il ritorno di qualcuno in un'azienda al lavoro, si prova a disincentivare il ritorno di una donna. Così, magari mi sbaglio, però un po' questa sensazione. Anche voi pubblicate fuori, no? È proprio una questione di economia, perché la donna guadagna di meno, quindi ovviamente si può sacrificare prima. Poi c'è anche il contesto culturale che non ci aiuta ovviamente, però siamo in un momento in cui la donna è penalizzata a livello lavorativo, proprio dal punto di vista pratico salariale. Allora, siccome questa crisi rischia di essere una crisi che penalizza soprattutto le donne, mi piacerebbe con voi capire insieme anche con Chiara, come fare a dare voce a queste situazioni e come fare a farle diventare una questione di politica nazionale. Dico con Chiara perché Chiara è la persona che ha presentato una proposta di legge sulla disparità salariale, cioè per affrontare questo grande tema. Sappiamo tutti che le donne guadagnano di meno, ma a meno che non ti succeda, come è successo a una mia amica, di avere in mano per caso la busta paga del suo collega uomo pari grado per uno scambio, la leggi e ti accorgi che quello guadagna 30% in più di te, pur essendo di anzianità aziendale molto meno di te, di età inferiore a te, titolo di studio uguale, mansione uguale, però guadagna il 30% in più. Ecco, se non ti capita questo, non lo sai. Allora, questo è un argomento, è un tema su cui Chiara stava lavorando prima del Covid. A me piacerebbe capire con voi, non so bene che cosa, penso che ci dobbiamo mettere a pensarci, perché altrimenti finisce come sempre, no? Che vabbè, le donne diventano un po' il cuscinetto di tante cose e nella crisi diventano il cuscinetto con cui aggiustare da un lato le famiglie e dall'altro lato le difficoltà che le aziende affronteranno. Questo è un problema perché in Italia, l'Italia solo nel 2019 ha avuto più del 50% di donne in età attiva che lavorano. Fino al 2018 era meno del 50%. Sono tassi peggiori di quasi tutti i paesi dell'Unione Europea e il fatto che così poche donne lavorano è una delle ragioni per le quali il nostro paese già stenta a crescere normalmente. Quindi o noi questa cosa la affrontiamo seriamente dicendo che non è un problema delle donne, ma è un problema dell'Italia. Se... del welfare, è un problema anche del, cioè, il problema è che manca il welfare. Oggi parlavamo del fatto che se ci fossero gli asili nidi, che si potesse garantire il posto a tutti i bambini nell'asilo nido, con un investimento di 2,7 miliardi stimato, questo porterebbe punti di PIL, cioè ci vorrebbe però un governo lungimirante e che decidesse di avere la gallina domani. Io ve la, butto lì perché stamattina mi è venuto in mente. Allora, Franceschini, Salvini hanno parlato del ponte sullo stretto di Messina. Adesso magari c'è qualcuno che ci ascolta che è di Messina o calabrese e ritiene quell'opera un'opera indispensabile. Onestamente, se dobbiamo spendere i soldi dell'Europa per costruire il ponte sullo stretto di Messina, io, che è una roba di cui si parla da tanto tempo, ci sono tante controindicazioni, eccetera, e diciamo che dobbiamo spendere per il ponte sullo stretto di Messina perché non sappiamo dove mettere i soldi, io un consiglio ce l'ho: costruiamo tutti gli asili nido che servono. Cioè, tra ponte sullo stretto di Messina e asili nido, io non ho dubbi. Non so, io in questo momento, io non sono, io sono mamma di merda, come ben sapete, però il Recovery Fund forse in questo momento serve innanzitutto per sopperire a delle gravi mancanze che sono successe in emergenza. Poi queste cose, no, queste grandi opere utopiche Posso dirti, in realtà il Recovery Fund serve per aggiustare delle cose di lungo periodo che non vanno bene, cioè non va speso in consumi e consumi vuol dire tantissime cose. Serve perché l'Italia già prima stentava a crescere e noi abbiamo una grande occasione che ci viene dall'Europa, sono 170 miliardi, noi siamo di gran lunga il paese che riceve più soldi di questo Recovery Fund, cioè riceviamo quasi il 20% di questo fondo, solo l'Italia, ok? Però ce li danno dicendo, raga,
spendeteli bene per una volta, non fate gli italiani che poi fanno la fiera della porchetta e il ponte sullo stato. Fateci vedere che ci avete voglia di farle fruttare queste cose. E quindi io penso che il tema dell'asili nido, occupazione femminile, sia una di quelle questioni dove noi dobbiamo recuperare tantissimo. Mettiamoci lì, ci sono tantissime idee. Abbiamo bisogno però che questo diventi una questione nazionale, cioè non è un problema. Oggi sulla mia pagina Facebook c'è uno che mi ha detto: ma tu quanti figli hai? Io gli ho risposto: io non ne ho di figli per ora. Che frega, la risposta. Gli ho detto: guardi, a lei l'unica cosa che le deve interessare è che io rappresento tante persone coi figli. Allora, poi, dopo, visto che la mia risposta gli ha dato fastidio, è andata a vedere chi mi sposo. Ma vaffanculo. Bravo. Brava, la mia parola preferita, peraltro. Quindi, cioè, praticamente l'Europa ci ha detto, tipo mia nonna quando mi dava la busta natale: oh, però non ti spende tutti subito, così. Esatto. In sostanza, forse la dobbiamo mettere in modo un po' diverso, cioè non è una battaglia femminista tout court, no? È una battaglia anche economica per il futuro del nostro paese, perché se tu liberi le donne. Prego Chiara, vai pure. Posso dire, era solo per aggiungere, oltre al fatto che è una battaglia economica, aggiungerei che anche un paese che ha natalità zero e che però dice sempre alla gente andate pure in pensione più in fretta possibile, vedi quota 100 che è un'altra roba che ci portiamo dietro e che ci fa del danno incredibile soprattutto alle generazioni più giovani, vorrei ricordare agli amanti della patria anche che le donne, e questo sono numerosi ormai gli studi a partire dall'OCSE in avanti, che quando le donne tornano al lavoro, e naturalmente ci devono essere i servizi di cui abbiamo parlato poco fa, cioè il tema degli asili ovviamente è fondamentale, le donne peraltro, poi lo dico, figurati, voi siete mamme, io Elia no, però diciamo per ora siamo felicemente zie, dopodiché le donne se lavorano, oltre al tema che aumenta il PIL eccetera eccetera, diamola questa notizia a tutti, diciamo i fans anche della destra che l'anno scorso nella legge di bilancio proponeva un pezzo di terra per il terzo figlio, perché questa era diciamo la visione delle donne. Quante risate! M'hanno tentata! Io ero quasi convinta, ragazze, stavo quasi per farlo. Esatto, immagino. Però per dire, magari anche qui forse dovrebbero sapere tutti questi che se le donne possono lavorare, quindi sono davvero indipendenti economicamente, fanno più figli volentieri, perché il tema dell'emancipazione, la libertà e la possibilità di avere un lavoro, e il fatto che nel 2020 invece nel nostro paese ancora si debba scegliere tra non solo il lavoro, non parliamo poi della carriera lavorativa, o avere un figlio e quindi scegliere tra le due cose, è vergognoso, davvero è vergognoso. E da questo punto di vista, appunto, la proposta sulla parità salariale era questa. Peraltro la riprenderemo, la stiamo già riprendendo, e anzi, io devo dirvi, ho rinunciato anche al testo base della mia proposta proprio per andare incontro alle esigenze, perché spero e voglio pensare che tutte le donne di tutto l'arco costituzionale davvero partecipino alla creazione di un momento che non sarà facile, perché deve essere realizzato nel paese. Concretizzare la parità salariale significa avere accesso alle informazioni, quindi dialogare con le aziende, fare quella proposta che sia non di nuovo vista come una vessazione burocratica, ma come un elemento che ci consente davvero di andare a incidere nella vita delle persone, perché non possiamo per legge modificare i salari, lo dico per chiarezza. Abbiamo quindi bisogno di strumenti, di notizie, di informazioni, bene tutti diciamo i questionari che vengono diffusi, per poter fare delle norme davvero a misura delle persone, e da questo punto di vista è proprio importante partecipare. Io per questo dicevo, sono contenta di avere, come dire, incrociato i nostri percorsi, e mi auguro, anche se mamma di merda anche prima del Covid mi piaceva un sacco, però è importante che ritorni questa passione politica e questa condivisione collettiva, perché su questo piano magari riusciamo anche ad allargare di più delle battaglie culturali che sono tutte da fare, ripeto, altrimenti si viaggia sempre più distanti, si delega, e il rischio è quello che non sempre poi si riesce ad avere un'interlocuzione con i rappresentanti e si portino davvero in Parlamento delle istanze che servono alle donne, perché il pezzo di terra per il terzo figlio era una cazzata, diciamo le cose come stanno. E no, ma va, Chiara, dai, era così, un ritorno al latifondo.
come sei troppo rigida. Cioè, io avevo già, già volevo fare il campo di marijuana, che quella è anche una bella idea, no? Di canapa si dice, di canapa. Canapa, sì, canapa. Per filare, immagino, certo, per costruire le ceste. Torniamo anche agli antichi mestieri, così facciamo contenta pure la destra. E allora, a proposito di questi temi e di molto altro, noi stavamo parlando giusto appunto oggi con Le Contemporanee, che è una startup, per chi non conosce, di empowerment femminile. Lì a Chiara fanno sì, e noi ci piacerebbe tantissimo continuare questa riflessione con voi. Oggi parlavamo con Mela Spicola proprio del gender pay gap, ad esempio, no? E lei ci ha fatto notare, perché è un problema anche culturale, perché le donne gli insegnano che è brutto parlare di soldi. No, ragazze, fatevi pagare, cioè, primo, cioè, uno, però è volgare, e invece no, non è volgare, quindi cominciamo a parlare anche di pilla, come dicono da queste parti, e tiriamo fuori i problemi, perché adesso sembra veramente una roba fatta d'arte, però quando abbiamo fatto la prima diretta con Lia ci disse, parliamo di forse più di un mese fa, ragazze, la situazione è molto difficile, è fuori norma, è difficile anche prendere delle decisioni in questo momento. Se voi però ci segnalate quali sono le problematiche che vengono fuori, per noi è più è più facile orientarci anche, no? Poi faremo delle cazzate, vi offriremo un pezzo di terra, però voi ci dite... Che hanno già avuto questa idea geniale, purtroppo arriviamo tardi. Quindi non è tutto così veramente inutile, perché poi delle orecchie attente ci sono e si può fare, okay. Ragazze, ma quindi facendo un riassunto stringatissimo, perché molte si sono connesse anche dopo e quindi fanno sempre le stesse domande, che cosa, quali sono questi emendamenti? Quindi che cosa avete chiesto in soldoni, stringendo? Fruizione oraria dei congedi e dei bonus. No al limite della scadenza al 31 luglio, bonus vari, eccetera, non devono essere alternativi ai congedi. I due strumenti devono poter essere utilizzati. E anche con la cassa? Puoi prendere un pezzo. Vai. Un pezzo, stop alla limitazione per i genitori che stanno usufruendo della cassa o degli ammortizzatori sociali, equiparazione dei dipendenti pubblici a quelli privati, e poi appunto che i periodi di congedo per chi assiste malati gravi durante l'emergenza del coronavirus, quei congedi che sono stati richiesti non vadano a finire nel conteggio dei 24 mesi che vengono oggi considerati tali, insomma, in capo alla 104, alla legge 104. E come tempi, che tempi diamo come orizzonti? Quali sono gli iter adesso? Quali sono gli step? Allora, adesso, vabbè, oggi sono stati depositati tutti, quindi ci sarà la numerazione, ci sarà una prima scrematura anche rispetto ai segnalati. Noi segnaleremo come gruppo politico questi emendamenti. Scusa Lia, ho dimenticato il tuo. Ma io semplicemente, se avanzano dei soldi, li mettiamo sui comuni, che così fanno scendere il prezzo dei centri estivi. Ok. E appunto, quindi ci sarà questo iter, bisognerà vedere come va la commissione bilancio e anche il dialogo con le opposizioni, dopodiché diciamo verosimilmente tra due settimane avremo il risultato, più o meno, insomma tra due settimane dovremo avere più o meno dovremmo essere arrivati più o meno a un giro di boa rispetto a quali emendamenti sono passati e sì no. Tenete conto che su questi emendamenti, io mi auguro, no, Lia, che
magari anche altre forze politiche ci vengano incontro, magari hanno già anche loro presentato degli emendamenti e quindi si trovi anche qualche sintesi che non è solo politica ma è anche ovviamente di tipo economico, perché queste richieste, ci teniamo a dirlo, non è che non costano, sono tutte molto onerose, ce ne rendiamo conto, ma pensiamo che appunto si debbano fare delle scelte. Da questo punto di vista noi abbiamo fatto una scelta chiara, cioè decidendo di concentrarci su questi temi anziché su altri. Allora, ci sono un sacco di domande e osservazioni che noi non facciamo in tempo a leggere, se voi avete voglia, fantasia, insomma tempo, magari ve le andate un po' a riprendere, che tanti suggerimenti ci sono. Il più interessante è sicuramente offriteci un pezzo di terra con un asilo dentro, al potere proprio così, no? E poi, vabbè, c'è il discorso della retroattività, insomma, è veramente... La retroattività, scusatemi, ecco, questo è fondamentale, ovviamente avrebbero valenza retroattiva, ovvero se io ho chiesto dei giorni di congedo o ho preso cassa marzo e aprile, potrei comunque usufruire del bonus? Se li hai già usati, diciamo, i giorni sono 30 e i bonus sono 1200 euro. Se ne hai già usato un pezzo, purtroppo... No, per il momento no. Vediamo che cosa riusciamo a portare a casa adesso alla Camera e poi eventualmente proviamo al Senato ad appoggiarci a qualcuno e a chiedere a qualcuno che si occupi della retroattività. Però ci sembrava importante portare a casa una fetta più grossa per più persone, che è questo discorso in particolare sulla cassa integrazione, che comunque è costoso. Perché, insomma, non pensate che non abbia un costo. Ha un costo è anche molto complicato far capire il discorso che facevamo prima, cioè non siamo in tempi normali, siamo in tempi anormali, non c'è stata la scuola e quindi le famiglie, adesso passatemi il termine, speriamo che non venga giù il mondo, però le famiglie vanno risarcite del fatto che i figli non sono andati a scuola per 3 mesi. I bambini hanno bisogno di socializzare, di stare con altri, di giocare e di stare in un contesto educativo che sia esterno alla famiglia. Questo è un diritto indipendentemente dalla situazione lavorativa dei genitori, eccetera. Noi volevamo portare a casa questo, abbiamo fatto questa scelta. Giusto o sbagliato che sia, questa è la scelta che abbiamo fatto. Ci dispiace per chi ha già usufruito di un pezzo di congedi, perché non siamo riusciti a sistemare. Ma scusate, eventualmente non sarebbe possibile rimodulare la cifra? Cioè, se io ho utilizzato dei congedi, magari non ho più diritto ai 1200 euro di bonus, ma ho un bonus minore. Questo è quello che diceva Chiara, cioè se hai preso dei pezzi, non è che quei pezzi che hai preso devono, non è che se tu hai preso... Farti decadere il diritto. Esatto. Cioè non ti fanno decadere il diritto, ti riducono la quota aspettante, in poche parole. Esatto. Ok. Allora, poi molte ci chiedevano, no, sui tempi, perché ancora l'INPS risulta 600 euro, invece dovrebbe essere alzato a 1200. Nell'interrogazione, il question time che hanno fatto alla Camera la Bonetti aveva risposto che lo Stato, il Governo, si riteneva responsabile, avrebbe risposto di questi ritardi e che sicuramente all'inizio di questa settimana appena trascorsa, ai primi di giugno, INPS avrebbe ricevuto tutte le circolari per... E quindi siamo qua a parlarne ed è giovedì. Vabbè ragazze, però è ancora 4 giugno, si può considerare primi di giugno. Dai, non demordiamo. Se settimana prossima, cioè se lunedì prossimo non arriva, domani sia io che Chiara chiamiamo l'INPS per segnalare questa cosa. Se settimana prossima non arrivano, non c'è la possibilità di richiedere bonus babysitter e i congedi nuovi, facciamo una cosa formale parlamentare. Mi sa, perché il problema è che... Molti genitori stanno anticipando i soldi ai centri estivi per garantire il posto. Centri estivi quelli che stanno riuscendo a partire sempre, sottolineiamolo perché non è proprio così, perché appunto questi bonus sono bloccati.
sono bloccati a 600 oppure non arriva proprio la liquidità e quindi devono sganciare proprio. Che, insomma, sì, adesso sto vedendo i commenti, ce l'avete segnalato in tante che è bloccato. Sì. Domani sia io che Chiara chiamiamo l'INPS il martedì, che è il giorno in cui vanno presentati gli atti discussi in settimana, eventualmente presentiamo un atto per velocizzare. Però io mi auguro, insomma, siccome sono 10 giorni che ci dicono che domani arriva, speriamo. Ti dicono buona fortuna, Lia, che devi chiamare l'INPS. Lia, ma mica fate l'800 il numero dell'INPS che facciamo pure noi, vero? No. Spero di no. Ah, meno male. Lia, conosci qualcuno all'INPS? Dai, rispondi. Io meno, Chiara conosce di più. Perché Chiara non è abbastanza... E l'altro anche per le circolari, quindi tra l'altro diamola questa notizia, ne abbiamo parlato stamattina, visto che c'era stato un attimo di panico che sembrava che chi era in smart working non poteva usufruire per l'appunto dei bonus eccetera, questa cosa qua è stata risolta perché altrimenti facevamo un emendamentino anche su questo e invece questo è stato chiarito da circolare, dopodiché anche su questo ci sono i ritardi. Detto sinceramente, sicuramente domani mattina diamo il buongiorno al presidente dell'INPS, ma quello che volevo dire a tutti coloro che ci stanno seguendo in generale, sul serio, almeno cioè io parlo per me, ma parlo anche per Lia, sono certa, continuiamo a essere veramente a disposizione anche per delle segnalazioni puntuali. Io devo dirvi che da questo punto di vista dico a tutti e lascio a tutti la mail istituzionale, che è quella che trovate sul sito, a cui dovete scriverci se ci sono problemi di questa natura, perché siamo veramente a servizio e a disposizione per cercare di risolvere i problemi, che sappiamo che comunque gli intoppi burocratici ci sono sempre. Se possiamo fare le telefonate all'INPS, le facciamo, e come. Quindi da questo punto di vista non fatevi, insomma, problemi a scriverci. Magari appunto meglio sulla mail istituzionale per quanto mi riguarda, perché sui social poi magari mi perdo. Le mail istituzionali le trovate, se voi cercate nella nostra pagina, magari adesso proviamo a rimetterlo in qualche modo, la campagna di Influenza il Politico, che è un bel bollone giallo ed è spiegata tutta la procedura, c'è il link alla Camera, al Senato, come fare, dovete selezionare la vostra regione, la vostra circoscrizione e lì trovate. Poi, oppure, non lo so... chiamate il Ruggito, come si chiama? Un giorno da pecora e vi danno il cellulare personale proprio da loro, vero? Era successo. Vedo, scusa, rispondo rapidamente a delle domande. Antonella, l'emendamento che ha presentato Chiara, firmato da me e da tante altre, prolunga il tempo del congedo con scadenza il 31 luglio. Probabilmente a fine agosto, non lo sappiamo ancora con certezza. L'indirizzo mail per scriverci è cognome_iniziale del nome, quindi gribaud_c@chiocciolacamera.it per Chiara, quartapelle_l@chiocciolacamera.it per me. Scriveteci. Grazie ragazzi, siete una luce nell'oscurità, un faro nell'oscurità anche per le nostre follower, la nostra community di donne che insomma abbiamo bisogno di risposte, abbiamo bisogno soprattutto di rappresentanza, quindi grazie per aver partecipato. Grazie della disponibilità e speriamo, ecco, di continuare queste conversazioni appunto anche quelle contemporanee e approfondire anche quel discorso sul gender pay gap che facevamo con Chiara prima, che mi sembra nodale in questo momento. Assolutamente, dobbiamo parlare di imprenditoria femminile, dobbiamo parlare di un sacco di cose. Tante cose, sì. Tante cose. E tante battaglie sono da fare. Dobbiamo darci forza a vicenda perché, scusate, ma anche sulla questione dell'app immune, ho visto che anche voi avete fatto il post, noi ci siamo anche mosse costruendo, diciamo, un comunicato
come deputate PD e abbiamo rincarato anche la vostra battaglia. Dopodiché non vorrei che poi questo cambio di paradigma nell'app Immune fosse una consolazione, perché è vero che hanno cambiato poi l'immagine, ma non è detto che quella, anzi purtroppo, corrisponde ancora troppo poco alla realtà. Dobbiamo veramente battagliare tanto insieme, e guardate che non è facile manco in Parlamento, per questo serve una grande alleanza, visto che parliamo di fase 3, la fase 3 della politica dovrebbe passare anche dal fatto che non solo vi serve rappresentanza, ma che la rappresentanza la costruiamo insieme, e io ci credo davvero su questo, scusate se insisto magari in modo un po' martellante, ma è veramente importante che ci battiamo insieme, come è avvenuto in epoche storiche diverse, dove appunto poi si sono ottenuti dei risultati importanti. Invece in questa stagione in cui io e Lia siamo diventate parlamentari, lo scostamento, l'allontanamento dalla politica per n ragioni è stato tale e grave, a tal punto che appunto si è creato una disconnessione profonda. Cerchiamo di ricucirla, noi ci mettiamo veramente a disposizione, a servizio, però insomma... non perdiamoci di vista, ecco, mi raccomando. Chiara, infatti il problema dell'app Immuni, che noi, come l'abbiamo sottolineato e vissuto noi, non era tanto la grafica della donna col bambino, era il fatto che quella è la verità. Cioè, certo. Quello era il punto. Poi non è che si può scandalizzare, perché quella è la realtà e noi da quello vogliamo uscire. Però certo, anche quello che c'è dietro agli stereotipi, ecco, fa un po' paura, no? E quindi anche cambiare un po' questa forma mentale è fondamentale, no? Cercare di aprire un po' gli occhietti anche, no? Adesso non vorrei usare parole forti come femminismo inclusivo, no? Anche degli uomini. Però non è una questione di femminismo, diciamo che è una questione di diritti delle persone, se la vogliamo mettere così, se a qualcuno disturba questa parola, ecco. Perché sentirsi di una minoranza è sempre un po' scomodo. Ma le donne non sono una minoranza. Anche perché non siamo minoranza. Sentirsi. Vero. Ragazzi, grazie a tutti. Grazie. Buonanotte. I commenti delle vostre follower sono bellissimi. Avete una community pazzesca. Meravigliosa. We know. Ci fanno sganasciare. Grazie a tutte, ragazze. Ciao. State un attimo lì voi. Sì.